interessanti. Ah, i miei occhi! Troppa luce! Scusa, sono in ritardo. Ciao! Sì, ora si spiega tutto. Ciao! Niente luce! È troppo buio! Più luce! No, non penso proprio! Giù le luci! No, ho detto... buio! Luce! Andiamo! No! Aspetta, dove siamo? Questa sarà un'ottima arancia, me lo sento! Wow, guarda! Ehi, Madison, devi vedere! Dopo... Va bene, dormi tutto il giorno! Ecco il foglio! Oh, cavolo! Che peccato! Ma forse posso usare questo! Fidiamoci del processo! Vedete questo pastello? Basta sfumare col dito! Non dimentichiamo la parte gialla! Ora aggiungiamo un pezzo e ripetiamo! Perfetto! È il momento di sfumare con movimenti circolari così! Si mescola davvero bene! Ora rimuovo la carta e continuiamo così! Questo è leggermente più scuro! Si può anche sovrapporre! Se avete indovinato, sì! Sfumiamo ancora! Utilizzando un tono caldo come l'arancione creo un semicerchio qui sopra! Poi aggiungo del giallo! Bene! Ora realizzo i dettagli con una penna. Uccelli, albero e altro ancora. Guardate che bello! Anche una barchetta, perché no? Rema su! Non è adorabile? Lasciatemi dei mi piace se siete d'accordo. Grazie! Sono così felice, notte notte. Ok, ora basta, fine del pisolino, Madison! Oh? Oh, ho fatto un sogno bellissimo! Improvvisamente mi sento ispirata! Basta un po' di preparazione! Perfetto, ora un po' di colore! Riempio ogni sezione con un pastello diverso, o anche due o tre! Oggi mi sconfinferà molto il blu, sta venendo alla grande! Lo sapete ormai, no? Sfumare! Ma questa volta usiamo un cotton fioc. Ci vuole un po' a manevrare la pena. È già fantastico! Via la polvere e anche il nastro. Ma non ho ancora finito. Per questi spazi vuoti usiamo lo stesso metodo aggiungendo del rosa. Sfumiamo! Dai, baby! Quasi fatto! Togliamo il nastro e... con un pennarello bianco disegno qualche stella e delle lune così. Degli stencil possono aiutare. Sfumiamo col dito. Un po' di arancione qui in fondo per il terreno. Guardate che bel cielo notturno! I bordi super precisi! Finito! Allora, vi piace? Oh sì! Wow, fantastico il tuo! Che bella tonalità! Oh, vieni, micio micio! È un gatto! È così carino! Oh, che cos'è tutta questa luce? Mi serve per truccarmi! Mi accechi! Ehi, hai rovesciato tutta l'acqua! Grazie, eh! Upsi! Uffa! Cos'ha di speciale quel gatto? Sì, è carino! E questo pennello? Aspetta, ideona! I gatti sono i miei preferiti in assoluto! E posso disegnarne di super carini! Adesso è soltanto acqua, ma state a vedere, arriva la sorpresa! Siete ancora con me? Bene, aggiungiamo un po' di colore! L'acqua lo diluirà facendolo sembrare pelo! Continuo tutto intorno! Bene, ora aggiungiamo un po' di texture! Tutte queste lineette faranno una grande differenza! Anche se è piuttosto stancante! Altre linee qui e usiamo del rosso per le orecchie! Sta prendendo forma! Una creazione ispirata ai gatti! Vi piace? Oh sì, anche tanto! Wow! Che posso fare? Qualcosa di unico senz'altro! Polverizzo la mina di questa matita, me ne servirà parecchia!
Adesso arriva il cotton fioc che userò per sfumare con movimenti circolari così. Ora il corpo. Questo cotton fioc sta facendo una magia. Non posso dimenticare la coda. Soffio via l'eccesso e uso una matita per creare l'illusione del pelo. Ora i baffi. Oh, è così carino! Che ne dite? Vi piace? Wow, è fantastico! Vuoi fare cambio? Oh! Ehi, cosa abbiamo qui? Un nuovo giorno? 24 ore per altre idee brillanti! Wow! È del materiale nuovo! No, è troppo presto! Beh, che succede qui? Come va? Hai sete? Oh, una nuova foglia! Puoi farcela, tesoro! Oh, uffa, l'ho rotta! Oh, Madison! Aspetta, lascia che ti aiuti! Hanno solo bisogno di luce, vedi? È incredibile! Da qui! Aspetta, no, non cadere! Accidenti! Com'è possibile? Erano nuove! Cos'è successo? Madison? Guarda un po'! Vedi? Wow, una farfalla! Ehi, queste sembrano un po' delle ali, sono ispirata! Userò le foglie per fare una farfalla. Avete un pennarello bianco a portata di mano? Usatelo per colorare. Potrebbe volerci un po', ma una volta fatto, passiamo al blu per creare tanti motivi. Un po' di rosa e giallo, il bianco farà risaltare tutti i colori. Faccio altre linee con il nero, così. Possiamo aggiungere ancora più puntini. Sta diventando sempre più realistica. Guardate quanti bei motivi. Forte, vero? Vi piacciono? E vai! E la mia? Non vi piace? Accidenti, ora sono triste. Vabbè, mi inventerò qualcos'altro. Una farfalla ancora più bella. Stavolta uso l'acquerello. Arriva il colore. Basta metterlo così. Si spargerà da solo, soprattutto quando aggiungi più colori. Si potrebbe fare un gradiente. Non è stupendo? Sembra un tramonto. Con il nero coloro il corpo e faccio le antenne. Perfetto. Ora un bel contorno dorato per far risaltare le ali e aggiungere lucentezza. Si possono fare anche dei puntini e linee di spessore variabile. Ecco fatto, bellissima! Ora sì che si ragiona, giusto? Wow, grazie per i like! Senti, tienila tu! Oh, che bello! Sono così morbidi! Guarda! Wow, quanti colori! Non essere avida! Sì, ma sta calma! Cosa ti faccio vedere? È entrato un pipistrello, come? Prendi questo! Oh no! Che spreco! Ops! Ci penso io! Spianiamo la situazione! Wow, fantastico! Si può usare anche una carta di credito! Wow, quante righe! Beh, non tutti i mali vengono per nuocere in fondo. Fate piovere qui, mi piace! È così, eh? Posso superarti senza problemi, ma voglio usare tutti i colori dell'arcobaleno. Ora con un po' d'acqua e un tocco attento. Ecco un arcobaleno! Pronti? Eccolo! Davvero magnifico! Ta-dan! Che ne dite? Vi piace, eh? Direi che merita di essere incorniciato! Wow! Quale testa dovrebbe andare sul mio corpo? Abbiamo sicuramente molte opzioni! Vado con questa! Pronto a fare questa sfida?
Apro prima io. Quanto viola! Adoro questo colore. Un intero mucchio di marshmallow viola. Mi sembrano piuttosto deliziosi. Ne assaggio uno. Delizioso! Lo adoro! Ehi, ne vuoi uno? Sul serio, sicuro! Grazie, Julie! Oh, hai ragione! Sono fantastici e morbidi! Perché non apri il tuo? Eccomi! È un'ape! Che paura! Aspetta, un'ape? Le odio! Falla andare via, ho troppa paura! Aspettami, piccola ape! Oh, beh, almeno io ho questi marshmallow con cui nutrirmi! Wow! Guarda quanto miele! Sì, sembra delizioso! No, non dare caramelle agli scoiattoli! Oh, sei tornato! E hai una ciotola di miele! Sì, è così! E tanti confetti! Ne stai mettendo così tanti, è fantastico! Sì, l'intera bottiglia è la quantità perfetta! Ora guarda cosa faccio! Lo mescolerò con questo bastoncino di miele! Adoro come gira e gira ancora! Va bene, basta mescolare! E ora ho una bottiglia e un imbuto! È così divertente da guardare! È ora di versare il miele nell'imbuto e nella bottiglia! Il miele è così denso, ci metterò tantissimo! Ta-da! Ho fatto! E ora va nel congelatore! Nel congelatore? Fammi vedere da vicino! Ok, è passato abbastanza tempo! Sì, è bello freddo! È ora di aprire questa bottiglia! Premerò un bel po' e... Guarda, sta venendo fuori! Non posso più aspettare, gli do un morso! Oh, wow, sembra molto buono! Perché non vai tu per prima, Julie? No, questa volta vai tu! Che cos'è? Non capisco, ma è cibo! È meglio che controlli da vicino! Non lo so, è tutto così misterioso! Wow, sta scivolando dappertutto! È così scivoloso, riesco a malapena a tenerlo nel piatto! Non farlo, non scivolare via da questo piatto! Ora basta, entra nella mia bocca! Ah, è piuttosto aspro e un po' acido! Apri il tuo! Guarda, mentos all'uva! Ma hai mangiate prima? Non sapevo fossero disponibili in altri gusti! Oh, sono così invidioso! Adoro le cose al sapore d'uva! Ne proverò una per iniziare! Julie! Oh, ne vuoi una? Ok, ecco qua! Ah! Sta scappando via! Aspetta! Ah, prendi questo! Aia! Sì, proprio così! Ti ho presa! Fatti avanti! Va bene, sto io al servizio! E ora prendi questo guantone da box! E io ho una pala! Boom! E io userò un umano contro la tua pistola! Ehi, ma che... Ok, vediamo cosa ho io! Guarda, Pop Rock! Lo adoro! È ora di aprirlo e mangiare! Zip! Eccomi! Fallo! E in bocca! Oh, sono come fuochi d'artificio! Ne voglio altri, sono anche rumorosi! Li adoro! Va bene, e tu cos'hai? Ma dai, anche io ho Pop Rock, ma in versione gomma! Non ho mai provato niente di simile prima! Allora vado! Come hai detto, in bocca? È gommoso! Ma scoppietta anche, tipo... Ehi, guarda qua! Wow, hai fatto una bolla, che figo! Ehi, guarda! Wow, che esplosione! Beh, ti sta bene per aver fatto scoppiare la mia bolla! Ne voglio mangiare ancora! Sì, Julie, fallo ancora! Fai una bolla enorme! Non ne posso più, è troppo grande! Wow, ma cos'è successo? Ah! Joy, dove sei? Sei laggiù? Mi lascia sempre da sola! Cavolo, penso di essere in orbita! Ehi, sono tornato! È stata un'avventura pazzesca! Aia! Joy, che... Sì, la prossima sfida! Guarda che fetta di formaggio! Ci sono molti buchi, deve essere svizzero! Io adoro il formaggio, voglio annusarlo! Oh sì, questo formaggio è proprio buono! E l'odore lo conferma! Vieni da papà, deliziosa bontà al latte! Ti mangerò tutto! Perbacco, sembra molto buono, sono invidiosa!
Beh, apri il tuo. Nerds! Adoro queste piccole caramelle. Sono così piccole. Mi piace scuotere la scatola. Ok, aprirò questa scatola. E ora le versi in bocca. Gnom gnom. Dolci, aspre e anche croccanti. Oh, ho avuto un'idea. Le verserò nel mio piatto. Ecco, dovrebbero essere tutte. E ora aggiungo i marshmallow. Il formaggio è così buono. Lo amo. Oh, fantastico, nerd coperte di marshmallow. È ora di provare il mio esperimento. Formaggio, formaggio, formaggio. Ah! Ma cosa ti è successo? Joy, Joy, dove sei? Oh. Andrò per prima anche questa volta. Un lecca lecca all'uva. Apriamo questa caramella. Ecco fatto. Oh, wow, ha un bel contenitore che si apre subito. È carino perché puoi conservarlo per dopo. Sa proprio d'uva. È molto buono. Controlla il tuo. Oh, una corda di limone aspro. Oh, è così lunga. Come faceva a stare lì dentro? Chissà quanto sarà acida. Ecco, la scatola è sparita. Ora devo aprire questa confezione. Non posso negarlo. Non vedo l'ora di provare questa corda. Fammi dare un morso. Ehi! Ehi! Wow! Wow! Questa corda acida mi fa impazzire! È incredibile! Guarda tutte queste luci! Ma guarda che posto fighissimo questo! Joy! Joy! Fermati! Mi stai colpendo! Zoom! 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 Beh, almeno io ho il mio lecca-lecca! Oh oh, sta succedendo qualcosa! Non può essere! Anch'io sono nel club! Ehi, Joy è laggiù! Ok, ecco cosa sta facendo! Va bene, cogliti di mezzo! Adesso tocca a me! Ecco come si fa! Zoom, 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 zoom! Ma anch'io ero così ridicolo? Accidenti! Ah! Fermo lì! Devo farti lo scan. Mi spiace, conosci le regole. Niente cibo e bevande qui. Va bene. Sta ferma, devo farti lo scan. Tutto a posto, puoi entrare. Questo club è uno sballo! E adesso è ora di fare merenda. La mia merendina preferita. Wow, pazzesco! Au! Ha funzionato alla grande! E il resto lo tengo per dopo. Ok, il prossimo? Braccia su! Accidenti, sta perquisendo tutti! Come facciamo con le nostre merende? Dobbiamo nasconderle! Forza, amico, tocca a te! Mi prendi in giro? Guarda che la vedo, la tua merendina! Va bene, un secondo! Guarda che cosa so fare! Ta-da! La merendina non c'è più! L'ho teletrasportata laggiù! Wow, ma come hai fatto? Comunque dammela! Buona serata! Ah, gli hai dato la mia! Sì, ma l'ho fatto soltanto per distrarlo! Abbiamo ancora la mia merendina? Che bontà! Alt! E quella che cos'è, sentiamo? È una sfera da discoteca di ricambio. Ah, va bene, vai pure. Perché hai portato una sfera di ricambio? Non è mica vera questa. Adesso ti spiego. Prima di tutto serve una piccola anguria. Poi la spruzziamo di vernice commestibile. Finché diventa liscia e splendente.
Poi aggiungiamo i quadratini di alluminio. Basterà incollarli su tutta la buccia. Lo ricopriamo dappertutto e voilà! Eccola qui! Qualcuno vuole anguria? Oh sì, che freschezza! Bisogna restare idratati se vogliamo fare festa. Alt! Quella che cos'è? È la sfera da discoteca di ricambio. Sono il tecnico. Ma se lei è il tecnico, allora... Oh no! Che strano questo club. Salve, sono qui per il club. Ehi, niente cibo né bevande qui. Beh, tanto io non ne ho. Stai masticando una gomma, non si può. Sputala. Adesso posso andare? Ferma, devo farti lo scan. Non so, non mi convince. I capelli! Oh no, 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 no! Non sono ancora convinto, aspettami qui. Con questo scoprirò che cosa mi nascondi. Ok, ispezione completa. Puoi entrare. Finalmente! Woo! Che club fantastico! E ho la mia merendina con me. Queste caramelle si modellano facilmente. Così le ho messe sulle unghie finte. Basta dargli la giusta forma, così, e indossarle. È come fare una manicure in pasticceria. Una caramella su ciascun dito. Incluso il pollice, naturalmente. Finita la manicure, sono prontissima per il club. E anche per lo snack. Si sta mangiando le unghie. Che schifo! Oh, è disgustoso! Andiamocene! Alt! Un attimo, devo finire il make-up. Ok, sono pronta. Vediamo. Wow! Sono in ritardissimo! Oh, hai del trucco! Me lo presti, ti prego, sono un disastro. No, scusa, proprio non posso. Ma che strana scenetta. Ehi, ma che fine ha fatto la solidarietà tra ragazze, dai! Ma dai, te l'ho chiesto anche gentilmente. Oh? Che cos'è questa roba? Questo non è trucco. Ho capito! Ha appena leccato il trucco. Sì, entrate, dai. Che schifo! Non ci credo, ci hai nascosto le caramelle! Certo, è il modo più semplice per farlo. Che buona! La serata si è fatta gustosa! Alt! Niente cibo qui! Forza, sbarazzatene e poi ritorna! Ok. Vediamo se stai nascondendo qualcosa. Non posso farmi beccare. Ehi, la sua collana! Mi ha dato un'idea. Sì, funzionerà. Voilà, gioielli nuovi da sfoggiare. E qui che cosa abbiamo? Tutto a posto, puoi andare. Woo, ce l'ho fatta! E adesso un bel morso. Sbaglio, sta mangiando una collana. L'hai visto anche tu? Ehi, puoi darne un po' anche a noi? Ma certo, accomodatevi. Grazie, geniale! Oh, quanto è bello. Alt, qui non si entra con cibo e bevande. Devo controllarti prima di farti entrare. Che cos'è questo? Puoi entrare. Il prossimo. Oh no, si prenderà le mie caramelle. Oh, il guerriero barbuto. Ecco la soluzione. Mi servono una barba finta e tanta colla. Basterà tracciare un sorriso così.
e poi aggiungo un pezzetto di stoffa. Ho fatto una tasca perfetta per nascondere così le caramelle. È una delle mie idee più geniali. Barba a posto e caramelle nascoste. Andiamo! Aspetta un attimo. Oh, ma sei tu, guerriero barbuto! Entra pure. Oh, ce l'ho fatta senza problemi. Ehi, bella barba! Vero? E nasconde delle caramelle? Ma dai, è geniale! Posso averne un po'? Certo, perché no? Amico, stai alla larga dalla mia ragazza! Oh, scusami, ne vuoi una? Oh, grazie, bello! C'è mancato poco, salvato dalle caramelle! Grazie mille! La fila inizia qui. Alt! Hai da bere o mangiare? Su! Diamo un'occhiata anche alla borsetta, su! Oh no! Sta sequestrando il cibo! E adesso che faccio? Ehi! Quelle mollette mi hanno ispirata! Sicuramente funzionerà! Cuoricini gommosi sulle mollettine. Avanti, tocca a te. Vediamo che cosa c'è qui. Tutto a posto, entra. Sono dentro. E ho i miei dolcetti. Tieni, ne vuoi anche tu? Oh, grazie, che gentile. Finalmente posso truccarmi! Wow, che bel colore! È davvero perfetto! Ok, siamo pronte! E via! Ha funzionato alla grande! Anche il mio! Che carine! Su, dammi il 5! Oh, quasi dimenticavo! Devo mettere questi nella scatola, sì! Oh. Ah, meno male, non ha suonato! Ha, ho un'idea migliore! Nasconderli! Nessuno scanner li troverà! Oh no, come non detto! Signora, qualche problema qui? No, sono innocente, lo giuro! Non ci posso credere. Oh, devo evitare di essere beccata. Forse ho avuto un'idea. Basta applicare un adesivo proprio qui sul telefono, rimuovere la pellicola e incollare il make-up. Perfetto! Adesso metto il telefono nella scatola. Non ha suonato! E questo qui che cos'è? Oh, questo è per reggere meglio il telefono! Oh, va bene, entra pure! Che storia divertente! Ok, ti lascio, devo andare, ci sentiamo dopo! Oddio, lo schermo è tutto unto! E anche la mia faccia non è un granché! Ah, devo metterci una pezza! Che schifo! Nessuno mi guarda, ce la posso fare! Ok, l'avevo messo qui da qualche parte... Eccolo! Mi serve questa qui! Che ideona nascondere qui il make-up! Non è stato affatto difficile! Bastano un vaso e della schiuma! Poi ci mettiamo sopra un po' di plastica così! Ecco qui! E adesso ci mettiamo sopra la cipria! La versiamo sulla plastica in questo modo e ricopriamo tutto. Ottimo!
Lavoriamo le foglie con un po' di colla adesso. Applichiamone un po' dietro e incolliamo la spugnetta così. Adesso possiamo inserire nel vaso la piantina. Qui nel fiorellino semplicemente. Adesso della cipria d'emergenza pronta all'uso. Ed è anche facile. Oh, arriva la prof. Buongiorno. Che stai facendo tu lì? Io stavo esaminando questa piantina. Oh, mi fa piacere. Oh, l'ho scampata per un pelo. Ah, la prof sta guardando? No, è girata. Adesso o mai più. Piano piano per non farmi notare. Un momento. Pensi di essere tanto furba, vero? Adesso ti sistemo io. Salve! Già, sono io. Conosci le regole. Ok, ecco il rossetto. Niente e nessuno può sfuggirmi. Quel rossetto era nuovissimo. Questa matita mi ha dato un'idea. Sì, può funzionare, lo so. Intanto bisogna rimuovere questa gommina. Inseriamo una cannuccia all'estremità così e tagliamo la parte che non serve più. Adesso ci servono rossetto e cucchiaio per farlo sciogliere. Una volta sciolto lo versiamo dentro la cannuccia così, con molta attenzione. Fatto! Da sotto togliamo la cannuccia. E voilà, rossetto al posto della gomma. Ehi, che stai facendo laggiù? Rosy, ti stai truccando? Io? No, è solo una matita, vede? Ah, meno male. Vediamo dove lo posso mettere. Ah, perfetto! Ogni cosa al suo posto. Ehi, psst, guarda qui. Wow, quanti trucchi! È tutto in ordine. Davvero notevole, sai? Aspetta, non ho ancora finito. Oh no, sono spariti! Bella collezione di trucchi. Ma conosci le regole, non sono ammessi. Ehi! Su, dai, ti insegno un trucco! Intanto ho preso una palette, poi un cotton fioc. Ho scelto il colore e ho tamponato. E così via con tutti gli altri. Ho fatto assorbire bene ogni colore e li ho rimessi tutti nella scatoletta. E voilà, un'intera trousse di cotton fioc. Adesso ho il make-up di emergenza pronto all'uso. E posso scegliere qualsiasi colore mi venga in mente. Wow, questa combinazione è stupenda! Grazie mille! Tutto quello che voleva era un bel cavaliere per il grande ballo. Questo libro è una noia. E suo padre... No. La prof si è addormentata, dai! No, il gesso no. Dorme come un sasso. Approfittiamone per truccarci. Giusto un ritocchino. Oh! Colta in flagrante! Cos'è questa presenza minacciosa alle mie spalle? Oh, salve! Dammi quei cosmetici! Oh, mi fa infuriare! Lo so, è brutto vedersi confiscare il make-up. Ma ti svelo un segreto. Sì, nascosto sotto il bicchiere. Basta prendere un recipiente vuoto e rovesciarlo così. Aggiungi un po' di colla sul fondo. Ed ecco fatto. Adesso scelgo il blush, lo incollo e aspetto che la colla si asciughi. E voilà! Ecco il make-up a portata di mano. Ho messo anche il coperchio, così è più credibile. Ma non è tutto! Per applicarlo ci vuole il pennello, giusto? Ho ritagliato una cannuccia e ho coperto il pennello così. Poi l'ho nascosto con un'altra cannuccia. Dopodiché ho inserito tutto nel coperchio. È incredibile, vero? Si tira fuori anche facilmente. Aspetta un attimo. Che sta succedendo lì dietro? Meglio controllare. Beh, le bibite non sono vietate. Avanti! Il mio capolavoro sta prendendo vita!
Oh, che caldo, però l'arte è faticosa. Ce n'è voluto, ma adesso è molto meglio. E questo che cos'è? Oh no, è il mio rossetto! Ed è tutto sulla felpa, accidenti! Ehi, mi senti? Qualcuno mi chiama? Mi si è tolto il rossetto! Ah, ho capito, tranquilla, ti aiuto io! Ecco qui! Prendiamo un tubetto vuoto di tempera e ci mettiamo della vasellina, ad esempio. E poi del colore che ci serve. Mescoliamo il tutto, così. Ed ecco, semplicissimo! Per applicarlo basterà un pennello. Lo intingiamo e lo applichiamo così sulle labbra. E ho creato un lucidalabbra perfetto! Wow, che idea geniale! E quando si secca basta tirarlo via così. Visto? C'è ancora del colore sulle labbra. Rossetto a lunga, lunga durata. Non dovrai neanche più preoccuparti di lasciare qualche macchia. Sei davvero un genio, grazie! Adesso torno al mio capolavoro. Vedi questo? Non se ne parla. E questa palette? Ecco che fine le faccio fare. Vietati i cosmetici. Arriva qualcuno. A quanto pare una persona importante. Posso avere il tuo autografo? Sembra tutto sicuro, nessuna minaccia. Oh, forse firmerà un autografo anche a me. Che succede lì? Rilevata una minaccia. No, aspetta, non è come sembra. La minaccia è stata neutralizzata. Finalmente. È incredibile, devo scavalcare questa persona. Dov'è finita? Volevo il suo autografo. Accidenti. Grazie per essere qui, siete i migliori fan del mondo. Un bacetto per tutti quanti voi. Ma che... No, il mio rossetto! Odio restare senza. Ma almeno ho un piano B. Basta togliere il cappuccio del microfono ed ecco il mio rossetto segreto, pronto all'uso. Perfetto, così dovrebbe bastare. Si torna a cantare! Questa è la mia canzone preferita. Oh, che cosa è successo alle luci? C'è pericolo? Ehi, che cosa ci fai lì? Che vuoi? Salve, siamo pronti a scatenarci? Yeah! Oh sì, ci vuole un po' di rock! Fantastico, adoro il mio lavoro! Woohoo! Dacci dentro con quella chitarra! Woo! Si è distratta? Sì. Adesso posso sgattaiolare lì. Ma... dove è andata? No! Ha funzionato, semplicissimo. E adesso tiriamo fuori i trucchi. Diamo una bella ripassata alle labbra. E torniamo a scatenarci. Woo! Ah, questo lavoro a volte è così noioso. Arriva qualcuno. Fa vedere. Conosci le regole, vero? Niente cosmetici. Dici a me? Ma è chiaro, non ho cosmetici con me. Sarà, ma non posso fidarmi della tua sola parola. La borsa? Fa pure, controllala. Vediamo. Un attimo, chi ti credi di essere? Questi me li dai, adesso. Va bene. Dici questo? È il mio diario. E il telefonino e poi ancora... Questo? Ci sono cosmetici, ci hai provato, eh? Ok, mi hai beccata, porto via tutto, va bene? Incredibile, come ha fatto a beccarmi? Aspetta. Ma sì, il mio diario, ci sono! Anzitutto ritaglio una parte in mezzo alle pagine. Ecco fatto così, un bel rettangolo. Ora dobbiamo togliere via tutte le pagine. E ci serve un po' di tessuto. Questo qui è molto carino. Ora posso nascondere i miei trucchi nel diario. Fatto! Richiudiamolo.
Eccomi qui. Adesso posso truccarmi indisturbata, un ritocchino e sono pronta a ballare. Woo! Oh, ma che succede lì all'inizio della fila? Oh no, ha un cartello! Vietato i cosmetici! Ma io ho assolutamente bisogno del mio make-up, devo escogitare subito qualcosa. Forse lo posso nascondere nel vestito? Ah, no. Di certo non con questo vestito. Non ci siamo. Mi serve subito un'altra idea. Ciao, ecco il mio biglietto. Vedo, non è che per caso nascondi cosmetici, vero? Fammi dare un'occhiata. Bene, sembra non ci sia niente. Entra pure e divertiti, sei pulita. In questo club mettono musica da paura. Mi guarda qualcuno? No? E allora è ora di truccarsi. Basta che mi tolgo la scarpa e apro lo scomparto segreto nel tacco. Ta-da! Adesso posso farmi bella come mi pare. Ecco fatto, eccellente! Questo trucco mi sta da favola. Baci al glitter a tutti! Ah, ma quanto ci mette ad arrivare? Eccomi! Oh, scusa il ritardo! Ma come ti sei vestita? E la tua faccia? Lo so, mi copro col cappuccio, va bene? Ma che fai? Così non può andare! Entriamo e pensiamo a divertirci, dai! Salve, ecco i nostri biglietti! Grazie! Oh, che look! E oddio! Beh, entrate pure, prego! Però niente male questo club, eh? Dai, non startene col muso, ti aiuto io! Guarda che cosa ho fatto prima di venire qui! Ho sbriciolato un po' di make-up in una ciotolina. Poi l'ho spruzzato con un po' di disinfettante. Dopodiché ho mescolato il tutto finché non si è uniformato, vedi? A quel punto è pronto e adesso mano al pennello. Adesso posso colorarmi le unghie come se fosse del normale smalto. Questo colore poi lo adoro. Sei pronta? Devo solo strofinare l'unghia sulla tua palpebra. Wow, questo colore ti sta benissimo! Balliamo! Woo! Adesso posso nascondere il make-up nella mia felpa. Ecco fatto, pronta ad andare. Ciao! Ferma lì. Mani in alto, prego. Ah, ok. Ma guarda quanti cosmetici, lo sapevo! Qui sono severamente proibiti. Va bene, capisco, tornerò più tardi. No, oh, devo smettere di agitare il cartello. Ok, provo ad incollare il make-up sulla manica in questo modo. Poi avvolgo un po' di band intorno al braccio, così. Sai cosa? Mi metto ad esagerare. Quella pensa di sequestrare il mio make-up. Vedremo quando le comparirò davanti. Ok, mi sa che sono pronta. Ciao, ecco il mio biglietto. Grazie, entra pure. Sì, ce l'ho fatta! Ehi, puoi fare attenzione, ma pensa a te! Ok, vediamo, nessuno mi sta guardando, vero? Allora è il momento di truccarmi. Ecco fatto, godiamoci la serata adesso. Quanta gente c'è in fila? Oh no, ho pochissimo tempo per truccarmi! Avanti, il prossimo! Tutto a posto, entra pure. Il prossimo! Oh no! E infatti, oh no! Adesso ti insegno una bella lezione! Ups, non con questa, errore mio! Volevo dire questo! Ah, ma che orsacchiotto tenerissimo! Oh, ma ho sbagliato di nuovo! Questo? Volevo mostrarti questo. Niente cosmetici. Ma mi sono truccata un occhio solo. E adesso che faccio? Un attimo solo. Torno subito. Eccomi. Sono pronta ad entrare. Beh, questo lo deciderò io. Fatti dare una bella controllata. Oddio, mi sta controllando così da vicino. Sembra tutto a posto. Va bene, entra pure. Sì, ce l'ho fatta, c'è cascata!
Adesso posso togliermi gli orecchini e finire finalmente di truccarmi. Ecco, così va molto meglio. Adesso posso godermi la serata. Non così in fretta. Che c'è che non va? Oh, dolcetti! Non ci sarà mai un dolcetto capace di sfuggirmi. Che figuraccia! I pantaloncini, la mamma si infurierà! Devo andare. Sembra tutto a posto. Oh, cosa vedo? Salve, ragazzi. Levati di mezzo, falla passare. Oh, che carini, grazie. Chiudete la bocca. Grazie, caro. Devo assolutamente andare. È troppo bella. Dove credi di andare? Tutto esaurito. Ma come? Stavi per farmi entrare. La mia canzone preferita. Ballare fa venire fame. Meno male che ho degli snack. Per riempirsi il reggiseno di dolcetti basta un palloncino. Versiamoci sopra il cioccolato bianco. Ricopriamo tutto il palloncino e lasciamo indurire il cioccolato. Poi mettiamoci sopra altro cioccolato, sempre su tutto il palloncino. E lo lasciamo indurire per benino. Fatto ciò, rovesciamo il palloncino e lo facciamo scoppiare. Due coppe al cioccolato, perfettamente nascoste. Un'idea davvero geniale. Oh no, devo nasconderlo! Ciao, ti ricordi di me? Oh, ciao! Ma che sta facendo? Voglio i miei snack! Mi prenderesti un drink, per favore? Ci è mancato poco. Che bontà, finalmente! Non riesco a smettere. Rieccomi! C'è qualcosa di diverso in te. Grazie per il drink. Che strano. Un'altra seratona. Alto là. Voltati, devo controllare lo zaino. È necessario? Le domande le faccio io. Bene, 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 proprio come pensavo. E questi come li spieghi? Non è il mio zaino? Non farmi perdere tempo. Hai degli snack? No, davvero. E questo cos'è? Non capisco. Non ho mai visto niente di simile. Come si apre? Sta funzionando. Ok, diciamo che è tutto a posto. Vai, puoi entrare. Qualcosa non mi torna. Che vuoi? Non so, c'è così tanta scelta. Prendo le patatine. Ma dove ho messo i soldi? Vediamo quanto ho in tasca. Ah, già, adesso ricordo, non ho un soldo. Certo che sei strano. Ehi, guarda cosa ho qui. Guarda, è una vera busta di patatine. Grazie. Buone, vero? Buonissime, balliamo. Sono qui per il party. Niente dolci? Bene, tieni, reggi. Che stupidaggine. Ciao. Allora, ho detto niente dolci, non è permesso. Se lo dici tu. Ecco qui, contento? Perché ho dello zucchero filato? Per l'ultima volta, niente dolci. Non è nemmeno mio. E ora che ci faccio? Non guardare me. Ma non è giusto. Forse ho un'idea. Questa pelliccia è soffice. Adesso posso entrare? Certo, entra pure. Grazie. Finalmente sono nel club. E ho con me lo zucchero filato. Delizioso. E di gran moda. Sembra di mangiare una nuvoletta. Oh, che roba! Devo scattare una foto! Oh? Ehi! Ehi, amico! Dai un'occhiata qui! Ma che... Non è una pelliccia! Che roba!
che ideona ho avuto. Bel tentativo, d'acqua. Cosa? La pelliccia? Non sono stupido. Assaggiamo ora. Però, stuzzicante. Stai bene? Ma non è zucchero filato. Ecco com'è nuova. Divertiti. Che schifo! Non c'è snack che possa sfuggirmi. Nessuno in giro. Guarda che mosse. Oh, ricomponiti. Ciao, come va? Fermo lì, devo controllarti. Cos'hai lì? Svuota le tasche. Sono solo noodles. No. Bibite sì, cibo no. Vedi i cartelli? Sara, le regole sono regole. Lo so, mamma, sarò presto a casa. Oh, una bibita! Ehi, hai dimenticato... Aspetta, ho un'idea. Credo proprio che i miei noodles entreranno con me. Prendiamo un bicchiere vuoto e ci mettiamo dentro la confezione. Tutta la confezione di noodles entra perfettamente. Poi infiliamo una forchetta nel tappo. Visto che mosse! Non stavo ballando. Posso entrare? Ho solo una bibita. Certo, entra, divertiti. Non posso crederci, ci è cascata. E adesso una scorpacciata di noodles. Sono al settimo cielo. È odore di noodles. Come? Niente snack? Sì, come no. Alt! Che cos'hai lì in mano? Dici questo? Sono caramelle. Niente da fare. Nessun problema. Che ne dici adesso? Guarda quanti soldi, eh? Vedi quanti sono? Tutti per te, capito? Per me? No! Sei cattivo! Finalmente se n'è andata. Oh, un messaggio! Incredibile, non mi ha fatto entrare! È la mia occasione! Stop! Oh no! Se solo potessi! Mi manca pochissimo! Posso restare qui tutto il giorno. Devo rassegnarmi. Oh, forse no. Ho capito che cosa fare. Ancora tu? Vuoi riprovarci? Ecco, per te. Wow, grazie. Prego, entra. Ce l'ho fatta. Bell'idea, eh? Oh, caramelle, tutte per me! Ehi, ciao! Ma che bella collana, accidenti! Wow! Sì, è molto speciale! Guarda qui! Che buona! Wow, posso? Serviti pure! Buona! Ah, mi è quasi caduto tutto! Ma questa fila? Niente snack! Quante volte devo dirlo? Quello fa sul serio? Devo nascondere gli snack. Bel cappello. Ho un'idea. Devo fare piano. E ora via! Cos'è stato? Forse niente. Adesso al lavoro. Mettiamo i dolcetti intorno alla tesa del cappello. Perfetto! Adesso mettiamo il cappello a posto. Di nuovo? Che cos'è stato? Come mi sta bene questo cappello? Alt, spero tu non abbia snack. Ok, entra pure. Alt! Sì, tutto a posto, entra. Nessuno balla come me. E adesso rimpinziamoci. Questa è la mia mossa speciale. Ma dove è andato? Ciao! Le mie mosse hanno fatto colpo. E sta fermo. Ci sono quasi. Sì. Oh, che bontà. È quello che vuole. Lui sta ballando con me. Sparisci. Wow.
Che sta succedendo? A quanto pare ci aspetta una nuova sfida! Un bel hamburger! Guarda qui! Bam! Centro perfetto! Tocca a te! Ci riuscirò anch'io, vedrai! Ah! Visto? Centro perfetto anch'io! Ciao a tutti! Guardate che cosa ho qui! Che meraviglia! Ramen d'oro! Mi do subito da fare! Che profumo! Che ricchezza! Wow! Beh, vediamo che cosa ho io invece! Oh, sono soltanto dei noodles secchi! Che tristezza! Che ne dite? Aggiungo qualche gioiello al mio ramen? Diventa sempre più prezioso! Che ne dite di qualche fogliolina d'oro? La spargo qui sopra i gioielli. Queste pietre preziose sono così belle! Ah, e io che cosa posso inventarmi? A chi servono i gioielli quando hai gli M&M's? E ci metto anche questa gelatina! Il colore è così carino! E ciliegina sulla torta e marshmallow! Vediamo! L'acqua è già calda! Oh, sì, direi! Versiamola e assaggiamo il ramen! Bacchette pronte all'uso! Ha! È il momento della verità! Assaggiamo e speriamo siano venuti buoni! Allora, ragazzi, assaggiamo! Au! Ai, 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 i miei denti! Non si può mangiare questa roba! Ah, guarda, una bella fetta di cocomero! Bello, ne ho una anch'io! Il mio è un giocattolo morbidissimo! Ah, voglio farlo ancora! Come mi diverto! Hai visto anche tu? Ti piace? E adesso affondiamo i denti in questa fetta! Ci sono un sacco di semi! Ancora un sacco di semi! Un pochino tolgono il piacere, devo dire. Però quanto è buono e rinfrescante! Magari se mi sbarazzo di questi ultimi... Ehi, stai attenta! Ci sono ancora seduta io qui! Hai finito? Mi sa di sì. Portate via questo, voglio qualcosa di meglio. Grazie, adesso è molto meglio. Gommoso! Come si allunga, guarda! No, si è rotto! E quello che hanno dato a lei che cos'è? È mio! Chissà che cosa ci aspetta adesso. Do una sbirciatina. Oh, una bellissima torta! Non posso resistere a un... dolcissima! Davvero deliziosa! Ehi, voglio anch'io una fetta di torta! Oh, sì, sì, sì! Anch'io ho la torta! Vieni qui, cucchiaino! Anzi no, tu non vai bene! Torno subito! Questa torta era fantastica! Guarda! Se n'è andata, quindi la torta non le interessa! Prendo solo un assaggino, non se ne accorgerà! Ok, solo un altro po'! Questo è quello che mi serve! Ma che... sono briciole! Non ci credo! Mi hai rubato la torta! Incredibile, che sfacciata! Però... forse mi è venuta un'idea! Prendo un blocco di schiuma e lo ritaglio in triangoli così! Poi aggiungiamo un po' di colore qui sopra. Quanto basta per coprirla. Adesso mettiamo della glassa finta. Bisogna che venga proprio realistica. E aggiungiamo un po' di decorazioni. Ecco fatto! Niente male davvero. Ma posso ancora fare di meglio. Aggiungo un po' di strisce ai lati così. Sembrerà davvero una torta a strati. Fantastico! Questo le servirà da lezione, vedrete. Che profumino! Oh, posso averne un po'? Posso, ti prego.
Ma sì, dai, perché no? Tieni. Oh, grazie, sarà meraviglioso. Adoro le torte. Oh, ma... che diavolo è questa roba? Non è una torta. È finta. È un giocattolo. Ehi, un giocattolo! Meglio di una torta vera. Siamo pronte alla prossima sfida. Oh, un Pop-It! Quanto ne volevo uno! Sono così divertenti e rilassanti! Vediamo che ho io. Ah, tutto qui! Un orsetto gommoso! Che delusione! Chissà che mi aspettavo. Però... almeno sarà buono. Oh, ne sono spuntati altri! Proviamo ancora! Sì, ha funzionato! Voglio tantissimi altri orsetti! Continuano a moltiplicarsi! Sta venendo fuori una montagna di orsetti gommosi! Ehi, guarda qui! Eh? Sì, bello, niente male. Lei ha quel Pop-It stupendo. Mi è venuta un'idea. Mi servono degli orsetti gommosi e un Pop-It. Faccio sciogliere i gommosi e verso tutto nel Pop-It. Ho sciolto i vari colori separatamente, sarà così bello. Ecco qui, attacco un bastoncino e lascio tutto ad asciugare. Visto? Ho fatto un lecca-lecca gommoso. Non vedo l'ora di assaggiarlo. Delizioso! Voglio assaggiare il mio. Così piacevole da mordere. Ragazzi, questa sfida è sempre più buona. Scopriamo i piatti insieme al 3. Wow, sono dei coloratissimi gelati. Io ho avuto della sabbia modellabile, che figo. Userò questo bastoncino per schiacciarle insieme. E aggiungo un'altra palletta. Stupendo! Adesso tiriamo tutto fuori. Davvero perfetto! Non vedo l'ora di assaggiare il mio gelato. Oh! E adesso divertiamoci a spiaccicare tutto! Wow, com'è piacevole! Voglio farlo anch'io! Oh no, il gelato si è sciolto! Ah, adesso è tutto squagliato. Bleh. Che delusione. Forse è ancora buono da assaggiare. Oh, proviamone un altro sorso. È proprio delizioso, lo sapevo. Sasso, carta, forbici. Oh, ho perso. Sì, ho vinto. Do soltanto una sbirciatina. Oh, un serpente! Allontanatelo da me! Ah! Aiuto! Va via, vattene! Aspetta, ma non si muove? Sarà mica... è un serpente finto! Oh, che sollievo, meno male! Tu non guardi nel tuo piatto? Sì, certo, subito. Vediamo. Oh, mi ha fatto prendere un colpo. Fammi guardare meglio. Ma sì, è un serpente gommoso! Ed è buonissimo! Wow, sembra delizioso! Ragazzi, mi sta venendo un po' di invidia! Sapete che vi dico? Mangerò questa parte! Ma che stai facendo? È il mio serpente gommoso! Mangia il tuo! Oh, che botta abbiamo preso! Ah, la mia schiena, tutta colpa tua! Meno male che è rimasta un po' di caramella. Tempo di darsi un piccolo ritocchino. Un po' di blush magari aiuterà. Ehi, ma dov'è il pennello? Ecco che cosa fa il caso mio! Non se ne accorgerà nemmeno. E userò questa matita come manico. Voilà! Pennello fai da te. Ehi, usciamo? Mm,
Meglio lavarmi le mani. Adoro il profumo del sapone. Oh, come scivola! Ho preso... Ma cosa... Mi prendi in giro? Dai, saponetta, resta al tuo posto, su! Smetti di scivolare qui e lì. Oh, ma dai, com'è successo? Ok, ci deve essere qualcosa che posso fare. Ah, il portasapone, certo. Eccoti qui, saponetta, la tua nuova casa. Finalmente. Ma cosa diavolo? Il sapone si è tutto sciolto. Che schifo, odio quando è così. Non se ne parla neanche di usarlo, no? Beh. Ok, prendo una saponetta nuova. Però se la metto lì dentro farà la stessa fine. Pensa, Jennifer, pensa. Ah, ecco che può funzionare! Con un po' di colla non si sbaglia mai. Un bel rettangolino con la piccola aperturina, così! E un tocco più fantasioso. Ecco fatto, perfetto! E adesso ci laviamo le mani. Le saponette nuove sono le migliori. Adesso la saponetta sarà al sicuro. Funziona, l'acqua scorre via. Ok, perfetto. Problema risolto. Questa nuova cipria è fantastica. Adesso la matita per sopracciglia. Devo stare attenta a farle belle piene. Oh no, sono diverse! Devo cercare di sistemarle. Oh dai, ho persino fatto peggio! Devo aggiustare quest'altra adesso. Ashley, come mai ci metti tanto? Le sopracciglia, che disastro! Oh wow, ma come hai fatto? Non c'è niente da ridere, devo rifarle tutte da capo. Tranquilla, ti aiuto. Dai a me la tua matita. Il segreto è usare le pinzette, vedi? Ti faccio vedere io adesso. Prendi la matita e colora la punta delle pinzette in questo modo. Adesso prendi le pinzette e disegna le tue sopracciglia così. Wow, incredibile, funziona! Sì, sì, vedi come vengono precise? Adesso devi solo definirle. È davvero geniale! Guarda, sono venute perfette, grazie! Sei un genio del make-up! Non c'è di che! Oddio, faremo tardi, andiamo! Ah, un bel bagno con tanta schiuma! Niente più rilassante di questo! Prendo il tablet e sono pronta a tuffarmi! Woo! E intanto guardo dei video! E ho anche il mio drink. Questi sono i miei canali preferiti. Oh no, è finita. Ok, lo appoggio qui un attimo allora. E posso versarmi dell'altra aranciata. Ah! Il tablet, no! Devo salvarlo. Ma dov'è finito? Un bel bagno pieno di schiuma. Non vedo l'ora di guardare dei video. Però è un po' rischioso per il tablet così. Vediamo che posso fare. Ma certo, la gruccia! Ho trovato la soluzione. Mi basterà appenderlo in una busta sigillata così. Comodo e sicuro, e resistente all'acqua soprattutto. Lo aggancio qui ed è perfetto! Mi sono quasi fatta un piccolo cinema privato. Con schiuma e bibite, si capisce. È tutto fradicio, che disastro! I capelli, il trucco! Oh no, è terribile! Guarda come viene giù! Meno male che avevo l'ombrello. Oh, non è giusto!
Oddio, ma che ti è capitato? La pioggia ha rovinato tutto. Già. E ai tuoi capelli serve aiuto. Ehi! Aspetta un attimo. Forse mi è venuta un'idea. Guarda, l'asciugamani elettrico. Metti la testa qui, su. Fidati, funzionerà alla grande. Ecco, adesso asciughiamo i tuoi capelli. Non ci credo, sono come prima! Te l'avevo detto? Adesso mi sento molto meglio, grazie! Ah, finalmente la doccia mattutina! Devo prima coprirmi i capelli, però. Ed ecco lo scrub! Oh sì! Tutta pulita e rinfrescata! Strofinare, strofinare, puliamo tutta la pelle! Woo! Non arrivo alla schiena! Forse se mi allungo un pochino! Niente! Aspetta, forse contro la parete! No, proprio no, pessima idea! E se invece... Eureka! La mia fidata colla, sì! Basterà metterne un po' qui così. E aggiungere qualche puntino. Ho fatto pure un disegno carinissimo! Ok, dovrebbe funzionare, sì! Ehi, niente male! Adesso posso lavarmi la schiena senza mani! Un po' di blush... Bene! Adesso il rossetto! Adoro questa tonalità! Fa risaltare le mie labbra! Ne applico un po' al centro, poi le strofino. Perfetto! Adesso... mi sento audace! Voglio un ombretto bello colorato! Oh? Ma che... Stop! Cosa... chi sei? Polizia dello stile! Allontanati da quella palette! Ma che significa? Devi provare questo! È la risposta a tutti i tuoi problemi! Che sarebbe... Si applica sulla palpebra e poi dai un'occhiata. È incredibile, grazie, agente. Faccio solo il mio dovere. Devo andare. Che stratagemma utile. Sarà il nostro segreto. Tocca a me cavalcare l'unicorno. Che cos'è stato? Ora sono sveglia. Non sono una persona mattutina. E questo che cos'è? Ah, ho un appuntamento! Oh, devo vestirmi! Non posso permettere che qualcuno mi veda così, avrò bisogno di qualcosa di carino. Vediamo. Allora... No, nemmeno. L'ho indossato davvero. Oh, sembra bello. Wow, questo outfit mi fa impazzire. Non vedo l'ora di farmi vedere. Niente può rovinare questo appuntamento. Un attimo! Ah, tutti quei peli! È passato un po' dall'ultima ceretta. Devo risolvere questo problema. Almeno ho il mio rasoio. Ha visto giorni migliori. Devo provare qualcos'altro. Va bene, ho un piano B. E dai! È rotto. Immagino che dovrò usare le forbici. No, pessima idea. Ma perché tutte a me? Dovrò annullare l'appuntamento, è così ingiusto! Salve, cara. Cos'è quel broncio? Come sei entrata qui? Sono della polizia dello stile. Indaghiamo su gravi crimini contro la bellezza. Questo mistero è facile da risolvere. Un 10-21 l'avevo visto solo sui libri, ma mai uno sul campo. Che cos'è? La tua fata estetica. Quelle ascelle saranno più lisce di una cosa liscia. Mettiamoci al lavoro. Lo riempirò di pelle di cera. Dovrebbe bastare. Devo mettere il coperchio adesso. Alzo il riscaldamento e ora aspettiamo. Cosa? Ma io ho un appuntamento! Guarda, è già pronta.
Ci immergerò un bastoncino, basta solo l'estremità. Quindi la passo su una striscia. Dammi un secondo. Wow, che forza! Ed è ora della ceretta. Vai! Questo potrebbe essere il mio caso più difficile. Quando lo sapranno i ragazzi del laboratorio, sono pronta! Vieni! Ehi, guarda un po'! Lo invierò per un'analisi. Che ne pensi? Sei una maga! Come potrò mai ringraziarti? Aspetta, non ci credo. Che c'è? Me ne ero dimenticata. Spero che tu abbia molta cera. Sono sempre preparata. Credo che li abbiamo tolti tutti. Sono pronta per l'appuntamento. Divertiti. Wow, è sparita. La rivedrò mai? Meglio che vada. Oh, che giornata. Sono felice di essere a casa. Ora posso rilassarmi. L'allenamento è stato molto duro. Ho bisogno di dormire. Oh, sono così stanca. Ho dimenticato di struccarmi. Non riesco a funzionare quando sono stanca. Non dovrebbe essere difficile. Una rapida passata e via. Oh, i miei capelli. Devo togliere gli elastici. Aspetta, non riesco a prenderli. Oh, mi aiuto col pettine, ma no! È bloccato, che male. Che schifo. Questo può finire nella spazzatura. Proviamo qualcos'altro. Posso tagliarli? Avrei dovuto pensarci prima. Aspetta. I miei bellissimi capelli! Che cosa ho fatto? Sembra che qualcuno sia nei guai. Oh, ciao! Oddio, un'intrusa! Sono io, ci siamo appena conosciute. Niente, vabbè. Agente Mindy, polizia dello stile. Nessun caso ci sfugge. Polizia dello stile, eh? Qual è il problema? Non riesco a sistemarmi i capelli. Guarda qui. Fa vedere. Oh, ma certo, l'avevo già visto prima. Cosa ci fai con quella? Fidati, so cosa sto facendo. Vieni qui. Non credo proprio. Su, rilassati, tengo la piastra contro l'elastico per capelli. Vedi? Pochi istanti e sparisce. Sei una strega. No, solo un'umile servitrice dello stile. Il calore spezza gli elastici. È un trucchetto davvero utile. Tutto fatto? Grazie mille. I miei capelli sono belli lisci. È l'ora del mio sonno di bellezza. Ok, ciao, sogni d'oro. Ci vediamo? Non vedo l'ora. Rimbocchiamole le coperte. Un altro caso chiuso al meglio. Ottima giornata in ufficio oggi. Come potrei vivere senza trucco? Specialmente il lucido. Non me ne stanco davvero mai. Ma non tutti i rossetti sono uguali. Ehi, ma è impazzita! Ehi, dal mio non esce niente! Oh. Bleh, ma è disgustoso! Ma che razza di trucco è quello? È sciroppo, vedi? Sì, il make-up commestibile esiste sul serio. Va bene, da dove comincio? C'è l'imbarazzo della scelta! Che favola! Ma non vorrà mica mangiarseli tutti! Guarda qui! Wow! Madison? Sì? Posso averne uno? Ma certo! Tieni, prendi questi! Grazie! E per me... caramelle alla pesca! Sì, ti serve qualcosa? Un altro, ti prego. Sul serio? Vabbè, perché no? Grazie, sei la migliore! Ma non ho ancora finito. Madison? Oh, che c'è? No, non farmi gli occhioni! Come posso dirle di no? Va bene. Su, tieni. Mirtillo! È il mio preferito! Per me non è rimasto niente! Si è presa tutto lei! Oh, che giornataccia! Però mi resta la mia cremina gommosa! Che buona! Oh? Non ho niente! Ok!
Sono salva. Devo solo nasconderla. Oh sì, la crema per le mani andrà bene. Mi basterà scambiare queste etichette. Se hai una crema mani, togli l'etichetta e mettila su quella del dolce. Non sospetterà niente. Oh, che pelle secca che ho. Ho davvero bisogno di questa crema. Ma che stai combinando? Come dici, è una crema mani, vedi? Sì, è un pochino appiccicosa. Ma fa il suo lavoro. Se lo dici tu. Cavolo, come faccio a toglierla? Ma come si scrive Pangea? Riesco a pensare solo al pranzo adesso. Mi serve un antipastino. Ehi, ci sono solo cartacce. Accidenti a me e al mio appetito. Dovrò aspettare. Oppure approfittare della scorta segreta. La mia salvezza. Ciao ciao, panino. L'ho già mangiato. Ma non ci credo. Le briciole non mi saziano e ho una fame da lupo. Aspetta, chissà se saranno ancora buone. Una volta forse. Ma che sta combinando Rosy? Ma che cosa mi salta in mente? La fame mi annebbia il cervello. Mamma, gli estremi. Estremi rimedi. Vieni qui, piccoletta. Non mi avvelenare. Forza e coraggio. Ehi, Rosy! Rosy? No! Non ti puoi ridurre così. Ehi, ma che fai? Io mica butto il tuo cibo, sai? Potevi chiedere a me. Tieni questo. Sembra un normale burro cacao, ma sa di tutt'altro. Mi attirava di più la gomma, sai? Fidati di me. Il profumo è buono. Assaggiamolo. Wow, è buonissimo! Ma di che si tratta? Prendi un po' di formaggio e un tubetto vuoto di burro cacao. Poi spingi il tubetto nel formaggio. E una volta tirato fuori, dentro ci sarà un sacco di bontà. Ricordati il cappuccio. Geniale! Ci vorrebbero dei crackers. Meno male che ne ho portati due. Amiche per la pelle e per il formaggio. La ricreazione è quasi finita. Significa che è ora del dessert? Buono! Anche io ho dei dolcetti. Forza, diamoci dentro. Oh no, che peccato. Buongiorno. Mettiamo via quella roba, su. Va bene, se proprio dobbiamo. Avete fatto i compiti a casa? Ho detto, avete fatto i compiti? Sembra distratta. Do soltanto un morsetto veloce. E quindi, ferma lì. Non si mangia in classe. Stavo solo ammirando. Dove ero rimasta? Ma Rosy, come ci riesce? È geniale. Ho un asso nella manica. Con questo sarò a posto. Ma col cupcake è impossibile. Dove potrei nasconderlo? Forse la spazzola? Qualcosa dovrò pure inventarmi. Che c'è? Ti svelo un segreto. Pensi a quello che penso io? Siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Togli le setole dalla spazzola e incastraci il cupcake. Ti ricordi questi? Spezza un bastoncino e infilali così dentro il cupcake.
Sembra una vera spazzola. Non si accorgerà di niente. E ho già l'acquolina in bocca. Che? Madison! Ah, è solo una spazzola, vede? Oh, mi servono occhiali nuovi. Vedo cupcake ovunque. Buon appetito! A che serve la ricreazione se puoi mangiare durante la lezione? Ottimo lavoro! Ok, non c'è nessuno. È il momento giusto. Psst, sono qui! Giusto in tempo. Vieni! Ferma così. Fantastico, come sto? Perfetta, adesso posso andare. Che regola stupida, togliamola di mezzo. Ragazze, fate attenzione, questo sarà nel test. Odio la matematica. La prof è distratta. Adesso mai più. Ma dov'è? Bella la matematica, vero? Dai, dai. Presa. Ashley. Oh oh. Salve. Che stai combinando? Io nulla. Ti tengo d'occhio. Oh, mi ha quasi beccata. Devo fare presto. No, questa no. Ah, nessuno sospetta niente. Ashley. Mani sul banco. Ecco, contenta. Resta ferma così. Wow, è di malumore oggi. Ma non mi ha vietato di usare i piedi? Meno male che faccio yoga. Ci sono quasi. Non è semplice. Oh no. Ashley di nuovo? Chiedo scusa. Ho rischiato grosso, ma ecco il mio make-up. Forse ho un'idea. Questo porta matite. Sì, può funzionare. Togliamo il coperchio e le matite e mettiamo una goccia di colla sulla punta. Incolliamo la matita dentro il coperchio. Stessa cosa con le altre. Fino a riempire tutto il coperchio. Poi nascondiamo il make-up nel portamatite, tutto quello che serve. Rimettiamo il coperchio a posto. Ed ecco un porta-make-up segreto. Nessuno lo scoprirà. Wow, hai nascosto il make-up! Sì, sì, tutto quello che mi serve. Adesso posso rinfrescarmi il trucco. Bell'idea, vero? Oh sì, geniale! Non puoi capire, il mio nuovo ombretto è stupendo! Che invidia! Vuoi vederlo? Guarda, è il migliore! Che bei colori, lo voglio anch'io! Te lo presto se vuoi. Grazie. Oh, buongiorno. Ragazze, siete in ritardo. Niente make-up. Qualcosa non va, ragazze? No, no, tutto bene. Che nascondi dietro la schiena? È solo la mia mano. Qualcosa non mi torna, fa vedere. Non nascondo niente, giuro. Da qui. Va bene. Make-up. Ashley, dammelo. Ma è mio. Ragazzi, che imbarazzo. Tu, entra in classe. Scusa. Ashley, molla. Non lo avrà mai. Come i bambini. Per nascondere l'ombretto ci può aiutare un libro di testo. Ritagliamo il libro con un paio di forbici. Il taglio deve avere la stessa forma della palette. Poi metti tutti gli ombretti sulla pagina. Così, incollandoli. Aggiungiamo qualche disegnino per decorare e per nascondere i trucchi. Adesso possiamo andare in classe. Alto, ferma lì. Voltati. Niente trucchi? Ok, puoi andare. Sì, e voglio dire ok. Ehi, tutto bene? Benissimo. Wow. Già, mi serve solo un pennello. E adesso posso rifarmi il trucco. Finalmente i libri mi tornano utili. Stai benissimo. Vuoi anche tu il mio libro? Prof, ho finito il compito. Davvero? Vedrai, è tutto giusto. Vedremo.
Brava, ottimo lavoro. Speriamo bene, grazie. Che cos'hai sul viso? Cosa? Non capisco a che si riferisce. Sei truccata? Ma no, ha visto male. Fermati, girati. Non ho make-up. Strano. Ok, va pure. Che sollievo. Wow! Come fa ad essere così bella? Sono una bellezza naturale. Se solo sapessero il mio segreto. Riavvolgiamo il nastro. Mentre la prof è distratta, mi do da fare. Basta tagliare un angolino di una gomma da cancellare, un pezzetto piccolissimo. Poi mettiamo della colla su un cotton fioc e incolliamo il pezzetto di gomma. Dopodiché ci mettiamo sopra l'eyeliner in questo modo. Su tutto il pezzetto di gomma, sì. Ecco fatto, a posto. Ottimo, eccoci qui. Adesso posso mettermi l'eyeliner. Anche dall'altra parte, perfetto. Molto bene, ottimo. Meriterei un voto per questo. Dove posso sedermi? Ah, quel banco è perfetto. No, non provarci nemmeno. Devo sbrigarmi. Levati di mezzo. Quel banco è mio. C'ero prima io. Trovati un altro posto. Dici sul serio? Ok, l'hai voluto tu. Fatti sotto. Ti metterò al tappeto. Sasso, carta, forbici, via. Oh, va bene. Sì, ho vinto. Hai perso. Ashley è insopportabile. Ti metterai a piangere? Questo banco è ideale. Proprio accanto ai raccoglitori. Devo ritagliare la copertina, metterci un po' di colla, per tutta la lunghezza così. Giriamo di lato il raccoglitore e incolliamone un altro già tagliato. Stessa cosa con gli altri, fino all'ultimo. Un'idea grandiosa. Il mio archivio segreto di make-up. Ho tutto a portata di mano. Basta solo avere un po' di creatività. Ecco perché dovevo sedermi qui. Devo essere la più bella. Missione compiuta? Ma come hai fatto? Invidiosa? Oh no! Quello è... make-up? Dove sono i miei occhiali? Ah, ecco la penna che cercavo. Pensavo... fa nulla. Adoro il mio ombretto, è carinissimo. Oh, che sonno che ho. Devo tenere pronte le mie cose. Ti ho scambiata per un fantasma. Divertente. È che sei così pallida. Chi se ne importa, sono stanca. Forse posso aiutarla. Deve esserci qualcosa qui che faccia al caso suo. Ah, ci sono! Oh, ma guardatela. Ehi, svegliati! Che vuoi? Puoi usare questo. La colla? Ma che gentile, eh? Fidati, versala! Ma so com'è fatta la colla, sai? Ah? Ma che succede? È make-up. Che cos'è questa stregoneria? Tieni, usa questo. Vai. Tornerai ad avere un aspetto umano. Ok, ma non ho mica capito, sai? Basta svuotare, pulire un flacone di colla e togliere il tappo. Prendi il tuo fondotinta preferito e mettilo tutto nel flacone. Una volta fatto, rimetti a posto il tappo. Fondotinta d'emergenza pronto. Adesso ho capito, grazie! Non c'è di che. Molto meglio, credo. Come sto? Perfetta! Grazie ancora!
Pronte a partire? Ragazze, accendete i motori. 3, 2, aspettate, 1. Via! È pazzesco! Oh no, si è schiantata, che botta! Devo guardare. È una corsa verso il traguardo. Woohoo, hai vinto! Sei la migliore! Possiamo fare una corsa? Cosa? No! Almeno hai una macchina? No! Allora è un bel problema. Non riusciamo mai a divertirci, ho pure finito gli snack. Ma questo mi dà un'idea. Mi metto al lavoro. Ritaglio la scatola, la piego su se stessa, faccio un grande buco al centro e fori più piccoli sui lati. Ora devo dipingerla. Userò questo rosa acceso, sarà davvero bello. Lo spennello sulla scatola e crea uno strato uniforme. È proprio quello che voglio. Lo faccio asciugare. C'è ancora del lavoro qui. Ritaglio dei mezzi cerchi da un cartoncino. Ho ripiegato i bordi. Queste saranno le mie ruote. Le inserirò nei fori laterali. Poi finirò di decorare la macchina. Questo sarà il cofano. Ci vogliono le luci. Dobbiamo vedere dove stiamo andando. Ho dipinto i bastoncini dei ghiaccioli, li applico sul cofano. Ho fatto i sedili con il polistirolo e questo sarà il parabrezza. Si parte! Dobbiamo vincere la gara, sai? Che cos'è? L'auto della mia bambola. Certo, se lo dici tu. Non sarà una grande gara, la mia macchina è turbo. Beh, io ho un bastoncino. Vai, vai, vai! Wow, come va veloce la macchina! Wow, che bolide! Non mi toccare! Ehi, che cos'è? Hai visto bene, Micio, sei stato bravissimo! Wow, una bambola tra i rifiuti, è un sogno! Ma che fai, frughi nella spazzatura? Ciao, guarda che ho trovato! E la chiami bambola? Questa è una bambola! Wow, sembra una principessa! E comunque lei ha una casa! La tua no! Oh, dolce dolce ragazza, questa la devi vedere! Ha tutti gli ultimi gadget! La mia bambola è felice di viverci! O è meglio della tua casa di cartone? Quindi è così, Fatti sotto! Oh, certo! Ti sfido! Benvenuta a casa! Ah, è un po' stretto! È bello essere ricche, possiamo comprare le cose migliori! Non è giusto. Voglio dire, guarda i tuoi vestiti, sono sporchi e logori. Vorrei poterti comprare un gran bel vestito. Ma quest'abito è bellissimo! Te lo meriti? Si sta mettendo in mostra. So cosa fare, userò il mio maglione. Che stai facendo? Faremo finta di non averlo visto. Ho una grande idea. Metto la bambola dentro la manica. Non è proprio come immaginavo. Ma forse se te lo avvolgo intorno? No, ancora peggio, non funziona! Eh? Aspetta! Che cos'è? Potrei usare una busta di plastica, sì! Farà il suo dovere! È il momento del restyling! Taglio la borsa a forma di abito, poi la posiziono sulla bambola e la leggo al centro! Wow, è incredibile! Dovresti sfilare in passerella! Sei così affascinante! Ava, guarda qui! Cosa? Mi prendi in giro? Non può essere vero! È un'emergenza? Giusto in tempo, proprio quello che voglio! È fatto di oro vero? Wow, ti dona tantissimo! Sembri una star del cinema, l'adoro! Guarda qui! Credo che sarai invidiosa! Wow, è così bello! Dovremmo fare una festa! Cosa? No! Festeggiamo con l'elite! Non importa! È così difficile, decisioni, quali scarpe indossare? Devono abbinarsi alle mie. Quelle? No. Ti servono le scarpe. Ti piacciono le mie calze? Non far caso al buco, è piuttosto imbarazzante, spero che nessuno l'abbia visto. Lo nascondo subito. Va meglio, ma dobbiamo ancora trovarti delle scarpe, guarderò in questo cassetto, ok? Forse c'è qualcosa che possiamo usare. Ragni. Ah, mi ha preso! Devo pulire più spesso. Non c'è momento migliore del presente. Aspetta, ci sono! Ho disegnato un ovale sulla spugna, adesso lo ritaglio. Faccio lo stesso con spugne di colore diverso. Sarà così colorato. Ora le impilo l'una sull'altra, così.
Incollo intorno un altro pezzo di spugna e... Ok, provale! Wow, la misura è perfetta! Facciamo un giro di prova! Ragazza, sei stupenda, eleganti e pratiche! Ne voglio un paio per me! Ehi, Ava, guarda queste scarpe! Non so decidermi! Cosa? Wow, sono molto meglio di queste robe vecchie!